Aldo Pastore, presidente del Centro Sociale Vittorio Veneto di Latina, ha un momento anche emozionante per ricordare uno dei primi presidenti del centro in linea poi con tutte le attività. Stiamo ricordando uno dei primi presidenti del Centro Sociale di Vittorio Veneto. Fare il presidente ai tempi di Cosimo Lo Russo, il nonno di Marco, non era molto semplice, perché a quei tempi l'anziano non era l'anziano di oggi, non era un anziano acculturato, veniva qui per giocare a carte. E so quanto Cosimo ha cercato ed è riuscito a fare per smuovere l'ambiente del centro sociale. Praticamente, come si diceva una volta, ha fatto il solco. E poi la seconda cosa importantissima è che Cosimo nonno ci ha regalato il nipote oggi, Marco. Marco, è inutile che io decanto le qualità di Marco, perché è un artista che tutti conoscono. La cosa che mi fa piacere, voglio ricordare, è che Marco è uno dei nipoti che si ricorda del nonno, cosa difficile al giorno d'oggi, perché la gioventù è impegnata in tante altre cose. Ha ricordato il nonno che veniva in questo centro sociale, ha ricordato i nonni che ha incontrato quando era bambino. E poi abbiamo Mingi, il soprano Mingi Kang, che anche lei è fantastica. Mingi Kang, quando si tratta di solidarietà, Mingi risponde sempre. Oggi una veste anche differente dalle altre, cantare con una fisarmonica. Sì, penso che potremmo fare tante altre cose bellissime. Anche lui è molto professionista, mi rendo conto, e questo è bellissimo di poter lavorare insieme. Il Signore mi ha dato questo dono, perciò io canto soprattutto per gli altri. Maestro Lo Russo, i successi internazionali non le tolgono comunque la voglia di suonare in provincia di Latina, soprattutto qui nel capoluogo pontino, in onore anche e in omaggio a suo nonno, ma anche e soprattutto a tutti gli anziani. Beh, la musica fa bene e può far del bene, questa ne è la prova. Il fatto di essere qui è una doppia celebrazione, un omaggio a un gruppo di persone che hanno costruito negli anni una realtà importantissima, qua a Latina, che è appunto il centro socioculturale, questo di Viale Vittorio Veneto. Sì, mio nonno è stata l'occasione, perché è stato uno dei primi presidenti e io lo seguivo, e tra l'altro qui ho tenuto a battesimo le mie prime esibizioni, perché ricordo ancora qui adiacente c'era una sala e abbiamo fatto proprio una serata danzante. Quindi, come voi sapete, tengo molto che il Made in Italy sia anche un progetto di beneficenza e di socialità. Meglio di questa, insomma, per augurare un buon Natale a tutte queste persone meravigliose.